Ciao, benvenuti in questo nuovo video tutorial bello croccantino croccantino. Oggi vedremo come sostituire nella maniera più corretta il cavo frizione della nostra moto. Ovviamente questo tutorial è dedicato alle moto con il comando frizione a filo, non idraulico. Ho parlato delle frizioni, come sono fatte, il comando idraulico, il comando a filo e bla bla bla. Lascio in descrizione tutti i video correlati. Invece oggi vorrei farvi vedere come sostituire appunto il cavo della frizione, facendo una breve premessa di come è fatto il sistema di comando della frizione a cavo, che sembra tutto sommato facile, semplice, e in effetti lo è, ma ci sono due o tre cosine che è bene tenere presente. Intanto il cavo appunto che va ad azionare la frizione, va a tirare la frizione, è un cavo d'acciaio e normalmente viene fornito già pronto nella sua guaina. Consiglio di sostituire sempre guaina e cavo, quindi prendere il ricambio che viene già fornito pronto col cavo a misura con la sua guaina crimpata. Volendo, in caso di emergenza, se siamo in giro rimaniamo senza frizione, possiamo anche sostituire solo l'interno, solo il cavo d'acciaio, ma è una procedura diversa, e fatemi sapere nei commenti se volete un video anche su come si fa a sostituire in emergenza il cavo della frizione, quindi solo la parte interna. Oggi ci concentreremo proprio sulla sostituzione e la regolazione, soprattutto dei giochi, dell'intero comando a cavo frizione. La guaina è costituita da, in sostanza, una spira d'acciaio ricoperta di plastica, di materiale plastico, e all'interno ha una parte, ha un'altra, un'anima interna che si dice autolubrificante, e altro non è che, semplificando, un tubetto in teflon, che è un materiale appunto autolubrificante che agevoli lo scorrimento del cavo all'interno appunto della guaina. Poi ha nella parte inferiore un registro che è posizionato qui. Questa è la leva che viene tirata, questo è un gommino che serve unicamente per riparare il cavo dalla getta atmosferici, e un registro con due dadi, e un altro registro è posizionato qui sulla leva. Dopo vediamo nel dettaglio tutte e due e come si regolano. Questa moto ha il cavo e il comando perfettamente funzionanti, non devo sostituirlo, ma per farvi vedere la procedura lo smonterò, non lo sfiliamo dalla moto perché non avrebbe senso, ma vi faccio vedere proprio come viene tolto e messo e regolato il gioco. Cominciamo. Prima cosa, andiamo sul registro a manubrio, lo portiamo a zero, quindi diamo tutto il gioco possibile. Vi ricordo che per aumentare il gioco bisogna avvitare il registro verso la leva, infatti vedete quanto gioco ha preso, mentre per tirarlo bisogna svitarlo. Dovremmo fermarci con la tacca che c'è sul registro, sulla ghiera del registro, allineata. Dovremmo allineare e vedere tutta una tacca unica, questo perché da quella tacca andremo a sfilare il cavo. Ora, a volte tirando già si riesce a sfilare, questo non è il caso perché non è sufficiente. A questo punto abbiamo due modalità di procedere: o smontiamo semplicemente la leva, quindi allentiamo la vite, togliamo la leva e sfiliamo fuori il cavo, oppure bisogna andare nell'altro registro sotto e portare, aumentare il gioco anche da lì. Andiamo a vedere come si fa. Come dicevo prima, questo è un registro, ci sono due dadi, vediamo se provo a avvicinarvi un po' a vedere, vedete? Qui ci sono due dadi, uno prima e uno dopo, e fermano proprio il cavo. Prendo due chiavi, tante volte sono diversi i dadi per non avere due chiavi uguali, in questo caso a occhio direi che sono un 14 e un 12. Prendo due chiavi e vediamo. Sì, questa è 14 e questa è 12. Allentiamo i due dadi. Ora, tutto questo registro io più lo porto verso la leva e più aumento il gioco, come sopra. Più lo porto verso la leva, più aumento il gioco. Quindi cosa devo fare? Allentare semplicemente il dado che c'è prima. Se io allento questo dado, tutto il cavo può venire in avanti, visto? Si muove tutto, così ha preso tantissimo gioco. Torniamo su e stacchiamo il cavo dalla leva. Adesso che abbiamo dato gioco, guardate che roba, c'è tantissimo gioco. Possiamo tirare dietro il cavo, farlo passare dalla scanalatura e toglierlo dalla leva. Torniamo nuovamente sotto, perché adesso dovremo togliere questo. E come si toglie? Allora, se abbiamo detto che il registro scorre, ok, sfiliamo completamente il dado anteriore, questo è un po' duro, lo togliamo completamente, tiriamo indietro il registro e
Anche questo supporto ha una cava esattamente come sopra, da cui possiamo far passare il cavo. Adesso non ci resterà che sganciarlo da qui, dalla leva che va sul motore, e possiamo sfilare tutto il cavo. Per toglierlo dobbiamo girare un po' la leva in avanti, insomma tribolare un pochino, poi ovviamente ogni moto fa storia a sé, questo così viene fuori, eccolo qua. Visto che su questa moto non devo cambiare il cavo della frizione, non lo sfilo, facciamo finta che l'ho tolto dalla moto e che ho messo con un nuovo. Per fare questa operazione, se il passaggio è agevole, possiamo semplicemente sfilare il cavo e rinfilare il cavo nuovo, tutto completo ovviamente. Se invece è un po' più ostioso il passaggio, possiamo attaccare un cavo dietro l'altro con del nastro adesivo e delicatamente tirare uno in modo che si tiri dietro anche quello nuovo. Io preferisco smontare e far verificare che il passaggio sia effettivamente quello corretto. Tra l'altro nella maggior parte dei casi va smontato qualcosa, qui il serbatoio sicuro. Cavo nuovo, andiamo a inserirlo qui nella leva in questo modo, ok? E dopodiché andiamo a rinfilare il registro sempre sfruttando il taglio per far entrare il cavo da dove ha tenuto davanti. Facciamo entrare il cavo e voilà. Non spaventatevi se questo si alza, è normale. Puntiamo il cavo, ma prima di fare il gioco dobbiamo mettere il cavo sopra. Io consiglio sempre di infilare dal registro a salire verso la leva, non al contrario, perché spesso sotto il registro ha una curva, è più ingombrante, è molto più facile far salire questo. Ce l'abbiamo qui, adesso come abbiamo visto prima per toglierlo, anche per metterlo siamo molto agevolati dal fatto che ha tantissimo gioco. Lo mettiamo prima nella leva, dopodiché ci allunghiamo e andiamo a far passare di nuovo dentro nel taglio il cavo e lo rimettiamo nella sua sede. Facciamo un mezzo giro, giusto che così siamo sicuri che in questo momento non scappi fuori. Adesso dobbiamo tornare sotto per regolare il registro, prima quello sotto e poi questo qui. Questo qui lo lasciamo così, che va bene. Allora, in che posizione lo mettiamo? Non dobbiamo metterlo agli estremi, né troppo in avanti né troppo indietro, perché dobbiamo sempre avere un po' di margine su cui lavorare per regolarci. Quindi stiamo più o meno al centro, lo teniamo più o meno al centro, ricordando che più lo spostiamo indietro più diminuiamo il gioco, più lo portiamo verso la leva più aumenterà il gioco. E tiriamo i dadi, tiriamo prima quello che c'è dopo perché ci dà la misura. Lo mettiamo più o meno a metà, più o meno a metà. Ecco, lo puntiamo lì senza serrare i dadi, lo lasciamo lì puntato a mano così e andiamo a regolarci sopra. Qui dobbiamo regolare il gioco. Ovviamente la leva, come già detto anche in altri video, deve avere sempre del gioco, sempre, così è tantissimo. Svitando, quindi allontanando la ghiera dalla leva, diminuisce il gioco. Cominciamo a girare. Così è quasi, è ancora un po' troppo. Se vediamo che il registro esce troppo, dobbiamo sempre avere un po' di margine, non è bello farlo uscire troppo, deve, così è già quasi al limite. Qui probabilmente ancora un paio di giri e va a posto. Vediamo. Sì, perfetto, così è giusto, deve avere questo gioco, vedete, appena appena. Qualora invece non riuscissimo ad ottenere un gioco corretto svitando il registro, o meglio, se invece per avere un gioco corretto siamo costretti a svitare tanto il registro, allora torniamo indietro e lo tiriamo fuori una decina di millimetri, anche meno, e ci regoliamo sotto, sempre ricordando che quando ci allontaniamo dalla leva diminuiamo il gioco, è come se tirassimo il cavo, e quando ci avviciniamo invece andiamo ad aumentare il gioco. Qualora volessimo diminuire il gioco da qui perché sopra siamo troppo fuori con il registro, oppure siamo a zero e non abbiamo gioco, allora bisogna regolarci da qua, dobbiamo semplicemente, per aumentare il gioco, quindi per portare il registro più vicino alla leva, dovremmo semplicemente svitare il dado che c'è posto dietro e questo scenderà. Svitando, questo scende e aumenta il gioco e poi si va a tirare contro dado. Al contrario, per diminuire il gioco, dobbiamo svitare quello che c'è sotto e il cavo, adesso andrebbe tirato da sopra, e il cavo e il registro si allontana e poi si va a tirare contro dado. Una volta tirato, ricordiamoci sempre di serrare i due dadi, non eccessivamente,
basta che non scappano via, e posizionare correttamente la guaina. Torniamo su per l'ultimo controllo. Ultimo controllo da fare, ovviamente sempre sul gioco, verifichiamo che muovendo sotto sia rimasto corretto il cavo. Prima di, cioè la leva, prima di iniziare a tirare il cavo, deve fare questo pochino di gioco qua. Per la regolazione di fino usiamo sempre questo registro, così l'ho aumentato un pochino. Una volta trovata la posizione, questa ghiera, vi faccio vedere il taglio della ghiera, andremo a posizionarlo su questa molla che c'è qui, che è quella che fa questo bel tr 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 che sentite. L'andiamo a posizionare lì, tac, in modo che si incastri e non faccia più muovere il registro. Importantissimo è che la leva abbia sempre il corretto gioco, perché altrimenti, come già detto in altri video, rischiamo di bruciare irrimediabilmente il pacco dischi frizione. Anche per questo video tutorial direi che è tutto, e ti ricordo che se è la prima volta che capiti da queste parti puoi andare a dare un'occhiata ai vari video, ci sono un po' di playlist, circa 330-40 video da sbirciare. Se ti piacciono i miei contenuti e vuoi sostenere il canale, non devi far altro che iscriverti da quel pulsantino lì in basso a destra, è completamente gratuito, viene avvisato quando escono nuovi contenuti. Mi dareste davvero una grande mano, perché a me farebbe davvero la differenza. Gli altri social già sai, li trovi in descrizione dove puoi seguirmi, l'Insta te lo lascio qui che è più immediato. E anche per questo video tecnico direi che è tutto, noi ci vediamo come sempre martedì con video extra quando ci sono, e venerdì con video tecnici come questi. Anche per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao e grazie.